Di nuovo ben ritrovati da Matteo Torrioli con l'appuntamento con l'approfondimento di Radio Cusano TV Italia. Quest'oggi ci dedichiamo allo sport più amato dagli italiani, si può dire una specie di fenomeno nazionale, ovvero il calcio, perché non bastano più le polemiche in merito agli abbonamenti TV, che tanto hanno fatto discutere lo scorso anno, e ovviamente anche quest'anno ci sono ovviamente degli utenti un po' insoddisfatti e parleremo magari anche di questo, ma è arrivata una novità importante. Infatti l'Agcom, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ha diffidato alcune società per quanto riguarda gli abbonamenti allo stadio. Il tutto, diciamo, ce lo spiegherà un avvocato dell'Udicon, un'unione dei consumatori, quindi a tutela dei consumatori, ovvero l'avvocato Dario Giordano dell'ufficio legale dell'Udicon. Ben ritrovato, avvocato, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato Matteo, buongiorno a tutti coloro che seguono Radio Cusano TV. Allora, questa diffida, intanto ci può spiegare che cosa accade adesso? Cioè, che cosa ha detto la Gcom e soprattutto quali conseguenze ci sono? Perché purtroppo in Italia siamo un po' abituati a questo, che un ente preposto a determinati controlli dice la sua, fa dei ravvedimenti, eccetera, eccetera, poi però nulla cambia. Sì, posso dire che sicuramente si tratta di provvedimenti istruttori, quindi nessuna decisione è stata presa, ma un fatto è già certo, ovvero è stata gettato, è stata posta una lente di ingrandimento davvero davvero clamorosa su 9 squadre di Serie A che avrebbero delle condizioni potenzialmente lesive del codice del consumo nei propri abbonamenti, con particolare riferimento alla possibilità di avere il rimborso delle partite a cui purtroppo i tifosi non possono assistere per questioni non a loro imputabili, non per loro colpa. Nei mesi precedenti, in particolare l'8 maggio del 2019, l'autorità ha fatto sapere di aver inoltrato una lettera di cosiddetta moral suasion a queste squadre, per dire che queste clausole, insomma, proprio bene non andavano, invitandole a cambiarle. Bologna e Parma hanno accettato in qualche modo di modificare le proprie clausole contrattuali ed infatti non sono state interessate dall'apertura del procedimento. D'altra parte, invece, ben 9 team della massima serie, parliamo di Atalanta, Cagliari, Genova, Inter, Lazio, Milan, Juve, Roma e Udinese, sono stati raggiunti dall'apertura di un procedimento istruttorio. Che cosa significa? Che adesso queste clausole verranno passate ai raggi X dalla GCM per capire se effettivamente introducono uno squilibrio a carico dei consumatori o meglio dei tifosi nel caso specifico. Ecco, di cosa si tratta quindi? Dove è stato ravvisato questo squilibrio? Ovvero, io vado a fare il mio abbonamento per la mia squadra, la squadra del cuore, ha citato ad esempio la Lazio, la Juventus, la Roma, insomma squadre con grande seguito. Quali sono i problemi? I problemi vertono principalmente in merito ai rimborsi. Nel caso della chiusura dello stadio, parte di esso o del rinvio della gara, è chiaro che il tifoso abbonato non può seguire la partita, ma quella partita è ricompresa Certo. nell'abbonamento. E quindi in qualche modo è come se ci fosse, facendo un parallelismo, un concerto per il quale io ho acquistato i biglietti e il concerto viene annullato e non ho diritto al rimborso. Quindi il punto principale, il focus principale dell'autorità è quello della possibilità di avere il rimborso Per per cause, tra cause. l'altro, parliamo di impossibilità di andare a vedere una partita piuttosto che un evento sportivo dopo aver acquistato un biglietto per colpe non dell'utente, perché se viene Esattamente. chiuso tutto quanto uno stadio, magari per colpa di qualcuno che si macchia di un determinato gesto violento o non rispettoso delle regole, poi ci rimettono tutti. Questa è una grande polemica che c'è nel calcio. È ancora troppo difficile, no, avvocato, andare a colpire semplicemente i responsabili di questi fatti dentro gli stadi italiani. Alla fine si colpisce tutto. Ahimè, purtroppo nel caso di specie sì. Devo dire che devo spezzare una lancia a favore della categoria dei tifosi che ultimamente sono davvero vessati di aggravi di spesa
per seguire la propria squadra del cuore. Nella introduzione facevi riferimento giustamente a quella che era la vicenda dei diritti TV. Abbiamo visto le conseguenze che ha prodotto lo spacchettamento tra società diverse della possibilità di trasmettere la partita. In un Tra primo l'altro Ludicon momento. ha scoperchiato questo vaso di Pandora praticamente un anno fa, lo ricordiamo, chi aveva un abbonamento ad esempio a Sky per vedere tutto quanto il campionato si è trovato costretto per completare il pacchetto del campionato a fare un ulteriore abbonamento con un'altra piattaforma che sarebbe DAZN con dei risultati, adesso non so come si siano evoluti dal punto di vista tecnico, ma che suscitarono anche molte polemiche a causa di un ritardo dello streaming. Intanto ecco, apriamo un attimo una parentesi, Avvocato Giordano, quella vicenda come è andata a finire? Ma in qualche modo, come posso dire, la duplicazione dell'abbonamento è un pochino rientrata grazie a degli accordi commerciali che sono stati fatti tra le due società. Quindi adesso, per fortuna, lo scenario è sicuramente più favorevole al consumatore. Resta però il fatto che il tifoso che è disposto a fare dei sacrifici per seguire la propria squadra preferita, in qualche modo viene, come posso dire, messo al centro di una serie, come dicevo prima, di aggravi di costo. Ecco, noi sappiamo bene che i supporter sono disponibili a fare dei sacrifici per seguire la propria squadra, ma fare un sacrificio è una scelta, rinunciare a un diritto, ad esempio quello al rimborso, è un qualcosa di inaccettabile. Certamente, Ci sono. certamente. Avvocato, ma dal suo punto di vista, vista anche la sua preparazione in materia, è veramente così difficile e complicato, anche alla luce delle moderne tecnologie, quando ci sono dei fatti che connotano un reato all'interno degli stadi, andare a colpire semplicemente gli autori di quei fatti, smettendola anche con questa responsabilità oggettiva delle società, piuttosto che con la chiusura di interi settori, addirittura degli stadi interi? Ma francamente, con le nuove tecnologie io ritengo che questo sia ampiamente possibile. Noi oggi parliamo di 5G, parliamo di tecnologie davvero che ci consentono di fare passi da gigante in tutti i settori. Addirittura in campo medico si comincia a prospettare l'ipotesi di diagnosi a distanza. Quindi non vedo come possano essere così difficile mettere in piedi dei sistemi che in qualche modo tutelino i tifosi che vanno allo stadio per divertirsi in maniera assolutamente tranquilla. E noi volevo aggiungere che come Udicon proprio questa mattina abbiamo inoltrato una lettera alle società coinvolte per dire che non è che sia proprio necessario attendere l'esito di questo Ecco, procedimento. mi anticipavo. Esatto. E abbiamo chiesto alle squadre di provvedere a mettere delle misure compensative di ristoro per questi tifosi che potrebbero essere potenzialmente interessati dal problema, quantomeno in ottica di customer satisfaction, si direbbe in altri Certo, di settori. soddisfazione del cliente. Quindi allora diamo già un'informazione ai nostri telespettatori perché questa notizia tra l'altro è circolata nei giorni passati. Questo non vuol dire che avrete automaticamente un rimborso. Questo ha detto giustamente bene l'avvocato Giordano, è una fase istruttoria, ci vorrà ancora del tempo, quindi attenzione, cioè il problema non è risolto ma è un passo in avanti. Intanto è stato arrivato questo sollecito da parte dell'Udicon nei confronti delle società interessate, ecco, per fare in modo che tutto ciò magari un giorno diventi automatico, no, avvocato Giordano? Magari, ecco, devo dire che questo già succede per tanti settori dove la sfera di tutela del consumatore sembra essere certamente più avanzata. Auguriamoci che anche nel mondo del calcio, dove c'è di mezzo una passione, una fede calcistica, si arrivi a questo stato di tutela. Purtroppo è un po' arretrato da questo punto di vista il mondo del calcio. Pensate che ad esempio per l'ingresso dei disabili negli stadi non ci sono regole comuni. Quindi ci sono società, alcune che magari
è gratuito l'ingresso per i portatori di handicap anche sotto la soglia del 70% di disabilità con accompagnatore, altri che fanno pagare, altri fino al 50%, anche lì non c'è minimamente omogeneità. Noi avevamo fatto addirittura da questo punto di vista un'inchiesta chiamando direttamente gli uffici per i biglietti, ognuno ci diceva fondamentalmente una cosa diversa. Adesso la saluto, avvocato Giordano, perché c'è tutta questa arretratezza anche dal punto di vista giuridico nel mondo del calcio? Perché la customer satisfaction ormai veramente è il primo obiettivo di qualsiasi azienda, e le squadre di calcio sono a tutti gli effetti un'azienda. Sì, un'azienda anche quotata in borsa. Tra l'altro. Se non erro, tre squadre. Sì, Roma, Lazio e Juventus. Allora, guarda, Matteo, questa è una domanda davvero interessante. La risposta non può essere univoca. Voglio sperare che questa, diciamo, carenza di customer satisfaction non si poggi sul fatto che tanto, su questo discorso, tanto il tifoso è un appassionato e quindi tende sempre a rinunciare a questi aspetti, a far valere questi diritti, proprio perché ci tiene a vedere la squadra del cuore. Ecco, auguriamoci che non sia così. Grazie all'avvocato Dario Giordano dello studio legale dell'Udicon, Unione a Difesa del Consumatore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie Matteo e a tutti coloro che seguono Radio Cusano TV. Grazie, grazie all'avvocato Dario Giordano. Allora, mi raccomando, magari in futuro le cose si sbloccheranno, questi rimborsi non sono automatici, penso che sia una battaglia che sia soltanto agli inizi, ma come è accaduto con gli abbonamenti TV e qualcosa si è mosso, magari si muoverà qualcosa anche in questo senso. Grazie per essere stati con noi, ringrazio Matteo Tomassetti in regia, un saluto da Matteo Torrioli, restate su Radio Cusano TV Italia.